Anche di questo parliamo ovviamente con il nostro prossimo ospite che è Davide Biocchi in collegamento con noi. Davide, buongiorno e bentrovato. Saluto a tutti i telespettatori. Vedo che hai già condiviso la tua piattaforma. Mi interessava capire anche un po' cosa pensi e che cosa credi che ci possa accadere di nuovo, se di nuovo qualcosa ci sarà per quanto riguarda il fronte della Banca Centrale Europea, se appunto al di là dei tassi di interesse fermi possa arrivare qualche messaggio interessante sulla ripresa in generale dell'Unione Europea. E poi ovviamente anche in vista di quello che dovrà accadere dopo, sì, domani e dopodomani, quando verrà deciso qualcosa sul Recovery Fund. Secondo te, Christine Lagarde potrebbe, come dire, lanciare un appello agli stati riluttanti per dir loro facciamo squadra tanto una volta per tutte e cerchiamo di andare a concludere qualcosa di positivo per tutti, insomma, quindi in direzione del Recovery Fund, oppure no? Ma guarda, devo dirti che mi sembra che il consenso degli operatori, per quello che ho potuto sentire, vada un po' tutto in quella direzione lì. Cioè, ti Ok. faccio un esempio banale. Noi ci abbiamo spesso paragonato la Lagarde e Powell come due ciclisti che vanno in fuga in salita, no? Con Sì. la Lagarde che però cede a Powell, gli dice tira tu e io vengo dietro, ok? Cioè, quando è stato il suo momento che poteva decidere di agire per prima, si è fatta da parte e ha lasciato passare Powell, ok? E Sì. poi è andata in qualche modo copiando, tra virgolette, quello che Powell fa. Allora, vorrei dirti che il contesto mi sembra un contesto di questo tipo e di questa natura. Fondamentalmente la Lagarde ha di nuovo la possibilità di dire... Di far passare, dice prego, passate voi, no? Oggi mi attendo che dirà che la banca centrale c'è, che la BCE c'è, che loro sono lì, che fanno loro, che sono pronti a fare tutto quello che è possibile, però io credo che dirà, però, cari governi europei, è il momento che facciate seguire un po' di fatti, insomma, no? Cioè io penso che un endorsement da questo punto di vista lo farà. Perché, insomma, è anche un po' condividere le forze, cioè io mi aspetto proprio che questa sarà, la Lagarde di oggi. A questo punto ti faccio una domanda battuta, ma mi piacerebbe anche sentire qual è la tua risposta. Se sono due ciclisti in fuga, chi dei due tra Fed, chiedo scusa, e BCE passa la borraccia all'altro? Beh, diciamo che la Fed sta tessendo La la tela, Fed. insomma, Certo. cioè direi che è proprio così che sta avvenendo e la BCE va dietro. Io sono certo che le banche centrali agiscono di concerto, cioè si consultano, lo hanno confermato spesso anche loro, ma in realtà noi stiamo arrivando un po' dopo, cioè in qualche modo, non so se ti ricordi all'inizio, si dice la BCE c'ha il bazooka, no? Però non spara. Allora poi il bazooka lo usa la Fed, allora anche la BCE gioca e spara col bazooka, hai capito? Cioè gioca le sue carte e spara col bazooka anche lei. Però come sempre se devo cominciare io a scacchi, ma lascio a te la prima mossa. La mia mossa iniziale è lascio a te la prima, La mia ok? scelta è quella di non scegliere, praticamente. Sì, è un po' successo così in fondo, però... In questo ruolo la Lagarde si sta dimostrando all'altezza per ora. Ultimamente è riuscita in questo contesto a dire ai mercati le cose che i mercati vogliono sentirsi dire. Oggi i mercati, sai, i mercati sono voraci, se gli prometti qualcosa vogliono sempre di più. Però mi sembra che arrivino un po' con questa aspettativa, perché se vuoi è come se tutto fosse scivolasse in là di 24-48 ore, cioè in realtà è il recovery fund a questo punto che importa. E ti dirò, pochi lo sottolineano, ma visto che una parte di quei fondi, che per l'Italia ancora oggi comunque si continua a parlare di quei 172 miliardi, no? Che non sono mica pochi, anche se oramai noi ragioniamo che i miliardi sembrano noccioline, ma sono tantissimi soldi, di cui mi pare 81-82 probabilmente saranno aiuti, quindi fondo perduto, ok? Li chiameremo così più facilmente. Gli altri saranno un prestito e chissà, magari anche subordinato a qualcosa. Cosa? Non lo so, ma staremo a vederlo.
La BCE al bazooka ma non spara. Poco fa abbiamo parlato di OPEC con Carlo Vallotto che ha messo tanta carne al fuoco, ma nessuno che mangia la carne, perché comunque il prezzo del petrolio è ancora lì fermo a 40 del WTI, ovviamente appena sopra i 40 dollari al barile. Proprio di petrolio, io adesso mostro anche il grafico del Brent, perché di Brent un amico ci fa qualche domanda anche piuttosto precisa, insomma, Marco in questo caso. Davide, proviamo a rispondergli insieme. Lui dice: ma su Brent si può shortare a questi livelli? Target in arrivo 39,40, al momento siamo a 43,38. Lui chiede insomma se si può shortare a questi livelli. Tu che dici, Davide? Ma io dico che il grafico del Brent e il grafico del WTI sono molto simili, sono praticamente cugini, c'è cioè solo un po' di differenza nel valore e nel prezzo. Ed esattamente come il WTI, che magari metto di qua così si vede anch'esso, diciamo che il mercato sta premendo su una resistenza, no? Sì. Certo, non cioè, siccome è già tempo, perché è tutto il mese di giugno che il mercato sta in questo range. E nel mese di luglio sempre appeso lassù in cima, no? Quindi secondo me il mercato non starà a lungo qui o deciderà su o giù. Mi aspettavo che la trig potesse essere l'OPEC Plus di ieri, che invece ha lasciato più o meno la situazione invariata. Staremo a vedere, però sarei prudente nel partire dal presupposto che da qui si torna indietro, cioè non vorrei che poi ti ritrovi che ti fa un movimento contrario e ti ritrovi immediatamente in perdita. Penso che sarebbe più opportuno magari aspettare un segnale chiaro dal grafico, una candela veramente che dia un segnale di fine trend e allora magari in quel caso puntare sul ribasso. Però, ripeto, sì, il target è quello possibile, plausibile, è lo stesso, cioè è il primo target che ci sarebbe anche sul crude oil. Mentre quello più importante potrebbe essere intorno ai 35 dollari barile. Però, ripeto, vedendo il grafico, insomma, mi sembra che sia un po' un azzardo, cioè mi sembra che sia più propenso a scatenare una forza rialzista che ribassista. Però, detto questo, è chiaramente in attesa e può fare qualsiasi movimento. Quindi giustamente tu parli, tu dici aspettiamo un movimento, una candela che Un racconta segnale. qualcosa, un segnale più Certo. importante. Da questo Certo. punto di vista, Marco ci chiede un commento su Telecom e a proposito di candele che danno dei segnali. Telecom al momento guadagna il 2,77 ed è a 0,38,58. Marco dice: c'è un testa spalla rialzista? Lui dice spalla sinistra a maggio, testa a fine maggio, spalla destra a giugno, con neckline a 0,38 e 44. Diciamo, lui vede più o meno, lo disegno in maniera più ampia, questa figura, diciamo così, poi pulita o no che sia, comunque questa può essere intesa come la figura di testa a spalle e la neckline chiaramente la vede qui. Beh, diciamo intanto che non tiene in considerazione che un testa a spalle è una figura di inversione e qui abbiamo avuto un minimo passato qua e poi questo potrebbe esserlo semmai di continuazione, diciamo così. È una figura. Diciamo, se non ci fosse questo, cioè se questo minimo non ci fosse, potrebbe essere una figura interessante. È molto lineare, chissà. Certamente quello che si può dire, a prescindere dal testa a spalle, è che Telecom sopra 385, secondo me, più che 38, una chiusura, comunque una chiusura, ecco, sopra 0,38, vedrebbe almeno un target iniziale in area 0,4, molto alla portata, lo vediamo qua. Questo è 0,4 per capirci, insomma, un target a questo livello è subito alla portata. Poi sopra quello potrebbero aprirsi scenari importanti perché stiamo parlando di uno di quei titoli che hanno reagito di meno dopo il Covid, insomma, quindi chissà, magari potrebbe anche andare a coprire questo gap in area 0,43 circa, insomma, tutto può essere. Bene, questo per quanto riguarda Telecom ci siamo anche fatti abbiamo anche osservato proprio da vicino come si riescono anche a fotografare, insomma, i movimenti grafici, mentre Igor Oliveri, che è un amico, insomma, delle fonti TV, chiede in ottica investimento di lungo informazioni su
A2A, quindi A2A come investimento di lungo e in questo momento guadagna lo 0,28%, 1,23,95 mi pare di intravedere una lateralità, ma forse anche un trend lievemente ribassista nel lungo. Scusa, sai che non ho capito la domanda, scusami. A2A, la domanda è semplicemente, posso chiedere A2A in ottica investimento di lungo? Ok, scusami, abbi Niente, ci pazienza. Allora, mancherebbe. beh, intanto diciamo che fa parte di una famiglia di titoli, quella del settore delle utilities, che tendenzialmente si presta un po' all'investimento di lungo periodo. Però faccio notare che il titolo non sta vivendo proprio un gran momento, è su un'area che recentemente è diventata anche di supporto. In realtà il supporto vero sta un po' più sotto, lo vediamo qui con questa seconda linea, ma quello che soprattutto mi fa pensare è questa trend line ribassista che contiene ogni velleità di recupero del titolo, che è esattamente in contrapposizione con ciò che sta succedendo sull'indice, faccio vedere. Quindi in questo momento, diciamo, la forza relativa di A2A rispetto all'indice è esattamente contraria, vedi? L'indice fa questo, no? Mentre A2A fa qualcosa che somiglia a questo, ok? Cioè non Sì. riesce a sfondare a rialzo. Quindi, per carità, si tratta di un'idea di investimento di lungo periodo, però non mi sembra che graficamente ci stia. Nel settore delle utilities, cioè vorrei dire, probabilmente rompesse almeno quest'area 1,30, allora potrebbe dire che uno potrebbe anche pensare a uno scenario più favorevole in futuro. Però ci sono titoli nel settore, io cito per esempio Enel, che si muovono meravigliosamente, cioè voglio dire, questo è un titolo che mi piace, anche da investimento piace al mercato, lo si vede chiaramente, no? Ok, mentre il resto mi sembra un pochino più dimenticato. O allora, se proprio devo ragionare sull'investimento, mi prendo un titolo che almeno ha una dinamica del prezzo che tende verso l'alto. Questa è Terna, ma non tanto diversa è Snam Rete Gas. Certo, i movimenti sono meno ampi, ma qui i dividendi sono corposi. Vedi, questi sono due titoli che hanno comunque una tendenza rialzista che è, come dire, evidente, ok? Chiarissimo Davide, che mi dici di Atlantia? Perché inevitabilmente, insomma, i riflettori sono ancora sul titolo, al di là di quello che accade a livello politico ed è ovviamente accaduto qualcosa di importante. Però, insomma, anche ieri sono arrivate diverse domande, ma adesso ci conviene acquistare Atlantia, adesso che, insomma, è quasi fuori, nel senso che sono dentro di circa il 10%, ma ovviamente con lo Stato perdono la concessione. C'è stato il balzo, come sai, il 26,6% ieri. Oggi ha iniziato bene, infatti ha aggiornato anche i massimi che non si vedevano dal 6 luglio scorso. Ora però c'è una bella inversione, direi quasi immediata, insomma, violenta, meno 3,1%. Sì, guarda, in realtà io credo questo. Allora, il problema secondo me è che sui titoli, quando succedono queste cose, alla fine i piccoli azionisti che non possono dire la loro, di solito, guarda, hanno solo da perdere. Ovviamente, che cosa è successo? Che quando si è temuto che, diciamo, la revoca della concessione fosse l'unica ipotesi plausibile, Atlantia questo supporto a 13 euro lo ha saltato a piedi pari ed è andata a posarsi su quello successivo, tipicamente, ma anche e soprattutto perché il contesto è un contesto che si faceva difficile. Poi quello che succede è che, e la borsa ci racconta forse meglio di qualsiasi altra cosa la situazione, probabilmente ai Benetton non andrà così male come si poteva immaginare se escludiamo il fatto che saranno estromessi. Comunque saranno estromessi, probabilmente, siccome non c'è, diciamo, come dire, revoca della concessione, non ci sarà clausola rescissoria, diciamo così, ok, però ci sarà l'acquisizione delle quote che in qualche modo darà un premio. Ora, il mercato ci ha detto ieri che per i Benetton non è andata male, no? E l'abbiamo visto con la candela di ieri. Oggi ci sta dicendo: ok, ho provato, ma per ora, diciamo, in quest'area qui, se tu fai caso, no? Questo è il valore medio del prezzo di Atlantia, intorno ai 14 euro. Questo è il valore medio del prezzo di Atlantia degli ultimi mesi, da aprile in poi, se escludi questa fase qua, no? Ok, se escludi questi. Quindi il titolo si attesta attorno a quei valori e lì resterà. Ma la mia domanda è: che interesse ha uno, adesso a parte la speculazione di un giorno o due, ma che Sì. interesse ha uno a comprare Atlantia adesso che tanto nel giro di un anno in qualche modo è dismessa da questo business? Voglio dire, non ha molto senso, penso io. Cioè,
si va da altre parti, c'è tante cose. E intanto abbiamo Atlantia che in questo momento è il peggior titolo di Piazza Affari, a meno 3,1%, poi c'è Exor a meno 1,72%, Ferrari meno 1,43%, Bene Telecom di cui abbiamo ampiamente parlato, più 2,98%, Tenaris più 1,22%, Amplifon 1,1%, Saipem più 0,94%. Un'altra correzione in corso è quello, non so cosa ne pensi tu, ma è quello che riguarda l'euro-dollaro. Euro-dollaro è arrivato a 1,14, adesso siamo comunque ancora lì su quei livelli, ma la sensazione anche di chi ci scrive da casa è che possa avvenire una contrazione. Adesso poi vediamo se dalla BCE arriveranno novità sostanziali, probabilmente no. Dato che comunque quando parla Eurotower, insomma, alla valuta, alla moneta unica, qualcosa di solito succede. Però, insomma, da questo punto di vista, cosa ne pensi? Insomma, siamo Ma arrivati alla fine sai della perché cavalcata dell'euro? è Prego, la prego. figura grafica che abbiamo già evidenziato più volte, insomma, che poi si è andata completando con il superamento dell'euro 13, vada verso questo teorico target di 1,15. Sono chiari i supporti, il più significativo si è formato a 1,12 qua, poi c'è questo livello che è 1,11 e 60 circa, e poi c'è 1,10. Quindi i movimenti sono, cioè, comunque, rispetto alla volatilità che una volta aveva questa coppia di valute, siamo a livelli minimali. Io penso che il target a 1,15 sia un target probabile, ma siccome oggi c'è la riunione della BCE e quando c'è la riunione della BCE le parole di Christine Lagarde muovono il cambio, evidentemente qualcosa capiterà. Tiratina d'orecchie da parte di Giuseppe che ci segue nei nostri confronti perché non l'abbiamo ancora fatto effettivamente e allora lo facciamo con Davide Biocchi. Un'opinione sull'oro che non abbiamo ancora fatto appunto durante questa mattina e che sostanzialmente è ancora lì, fermo appena sopra i 1800, anche lì insomma si sta generando una lateralità di brevissimo periodo, sta aspettando qualcosa? Ma io credo che l'oro, guarda, ha fatto un movimento laterale di circa $100 che è durato alcuni mesi, quasi 3 mesi, tra 1670 circa e 1760. Dopodiché è uscito da lì, si è infilato in un altro trading range. Un breakout con i fiocchi avrebbe avuto un'esplosione di volumi che, come si vede, non c'è stata rispetto al periodo precedente. Quindi dobbiamo aspettarci che l'oro semplicemente stia ora facendo un trading range un pochino più in alto, direi 1725, scusa, 1825 la parte alta e sempre 1760 quello che prima era resistenza da supporto. Ha continuato ad arrampicarsi sulla trend line, ma adesso sta tentando più di lateralizzare, quindi lo vedo un po' laterale, ecco, e con poca volatilità, fondamentalmente. Ci vuole un segnale, uno schiocco di dita per trovare di nuovo l'appetito precedente, ma non è proprio della stagione in questo momento, magari agosto sarà più interessante. Non posso non chiedertelo perché stanotte, insomma, ha destato scalpore, in qualche modo il dato sul PIL cinese. Dicevo anche stamattina, i giornali, soprattutto americani, non scrivono PIL cinese in forte rialzo, dopo e quindi rimbalza dal coronavirus. I giornali americani scrivono la Cina sostiene che il proprio PIL ha ripreso, insomma, energia dopo il periodo del coronavirus. E i mercati, effettivamente, in altre situazioni forse avrebbero reagito in maniera più entusiastica, insomma, invece siamo abbastanza debolucci in questo momento. Sì, ma anche la borsa cinese non ha fatto bene dopo il No, dato. Vorrei dire, infatti. secondo me sulla borsa cinese, non mi ricordo se con te, con cui ne avevamo già parlato recentemente, ha vissuto un momento un po' di panic buying, no? Tutti si sono buttati a comprare, sembrava che non ci fosse un'altra strada. E di solito quando si arriva su un panic buying a un importante dato c'è il sell on news, e questo è il sell on news tipico, no? Ok. Ok. Ora vorrei dire, non entro nel merito, ovviamente qualcuno è convinto che i dati siano un po' più taroccati, un po' no. Comunque si è distanziato migliore delle aspettative, ma non in maniera eclatante. E c'è anche un altro dato che secondo me va sottolineato. Per adesso in Cina la produzione sta andando a 1000, però i consumi non tanto. Quindi in realtà è come se uno dice rimettiamoci a lavorare, tutti si rimettono a lavorare e per adesso siamo lì che aspettiamo di capire, nel frattempo continuiamo a produrre, però
Non so se mi spiego, cioè c'è il problema che secondo me tra un po' magari scopriamo che le scorte nei magazzini sono un po' troppe, capisci cosa voglio dire? Quindi è un dato che va letto e interpretato, bisogna stare a vedere che cosa succederà poi. Però io penso che sulla capacità della Cina di riprendersi più velocemente di altri paesi europei come noi che avevamo già delle difficoltà e ci siamo presi questa grana dal punto di vista economico. Tra virgolette, con già tanti malesseri precedenti dal punto di vista appunto della congiuntura, evidentemente quel vantaggio ce l'ha. Sai, in questi casi tocca dire che un paese organizzato, diciamo, con un regime, come dire, come quello cinese, fa anche meno fatica a dare delle disposizioni a cui tutti si devono attenere. È stato più facile per loro con un po' di, come dire, forza, muscolare. Forzare la mano al lockdown e anche poi stabilire chi fa cosa dopo. La situazione da noi è ovviamente, siamo un paese, diciamo, strutturato in una maniera differente, reagiamo in una maniera differente. Però, ripeto, secondo me questo dato della Cina, a prescindere dal fatto che qualcuno lo ritenga attendibile, qualcun altro no, comunque va interpretato all'interno di un'altra filiera, che è quella anche dei consumi, che per ora da loro non decollano. Per chiudere, Davide, una domanda di Mimmo che ci riporta sul Fuzimib e su uno dei titoli principali, cioè UniCredit. La domanda di Mimmo è un'analisi su UniCredit in carico a 9 e 10. Guarda, 9-10 è proprio il livello spartiacque, nel senso, come si vede dal grafico, è l'uscita da quel prezzo lì, cioè poco meno, insomma, è l'uscita dall'8,90 e quindi il superamento dei 9 come anche soglia psicologica che può dare un po' di abbrivio al titolo, magari per raggiungere in primis questo target che, se non ricordo male, stiamo intorno ai 9,30 euro, eccolo qui. Allora, e questo può essere un segnale interessante. Ci vuole un po' di forza però per andare sopra. Bisogna rompere questa soglia psicologica. Il suo prezzo di carico è lì appena sopra, quindi la partita si gioca proprio lì. Davide Biocchi, mi raccomando anche tu, 13.30, dalle 13.45 in poi, il nostro speciale sulla BCE con Alexandra Georgieva e i suoi ospiti. Intanto grazie ovviamente come sempre, buon lavoro e alla prossima. Grazie, un saluto ai telespettatori. Ciao.